Siamo a Cassano Valcuvia, splendida località della Valcuvia per la partenza della motocavalcata, secondo Memoria Luci. Questo è il punto di ritrovo della cavalcata, da qua si snoderà un percorso di 80 km per tutta la montagna della Valcuvia che arriverà come tappa intermedia al crossodromo Scagge di Laveno, nel quale ci sarà una prova spettacolo dove il pubblico potrà partecipare a vedere le nostre attività, quindi i giri d'enduro, le prove delle moto beta e poi da lì ritorneremo a Cassano Valcuvia facendo ritorno sull'altro versante della montagna. Sono contentissimo di essere qua con i ragazzi della Scagge, del motoclub Scagge Valcuvia, per dargli una mano per questa cavalcata. È un motoclub molto attivo in provincia, hanno attivato questo percorso di enduro nella vecchia pista di motocross, è un bel gruppo affiatato, oggi i partecipanti sono tantissimi, io farò la prepista, speriamo che a fine giornata siano tutti contenti. Ragazzi, devo ricordare che questa non è una gara ma è una motocavalcata, è un passaggio che serve a riscoprire le nostre realtà agri-pastorali che ci sono in provincia di Varese e serve a far vedere le nostre bellezze della zona. Non è una gara, quindi non ci staranno gente che corre come dei pazzi, ma rispetteranno il territorio e ecologicamente parlando siamo nell'ambiente come un tutt'uno, insieme a tutti quelli che usufruiscono della montagna in modo uguale. Siamo contenti che comunque la gente capisca queste cose e che comunque le varie comunità montane e i vari sindaci abbiano dato il permesso e ringraziamo anticipatamente tutti quelli che hanno permesso l'organizzazione di questa manifestazione. Ringraziamo tutti coloro che hanno permesso questa manifestazione, gli enti pubblici, la comunità montana e un grazie particolare a tutti i volontari che oggi hanno dato una mano distribuiti sul percorso, le ragazze che hanno fatto il rinfresco, le iscrizioni, veramente con tanta gioia accogliamo questi motociclisti per uno sport sano che ci aiuta a tenere puliti i sentieri, che raccoglie tante persone. Abbiamo avuto delle adesioni anche dalla Germania, dalla Svizzera interna, dal Bergamasco, da Vicenza, quindi per noi veramente è una grande soddisfazione quest'oggi essere qui con tutti voi. Grazie di tutto. Continuiamo con questa grande evoluzione di manifestazione e possiamo vantare come socio fondatore del motoclub il Planet Bike e che oggi ha portato, grazie alle loro conoscenze, tutta la gamma beta da provare ai ragazzi che sono iscritti a questa moto cavalcata. La cosa è bellissima perché è difficile trovare un concessionario che si disponga di così tanto pazienza e tempo, hanno dato loro veramente tanto sia per il percorso sia per l'organizzazione, quindi io lo ringrazio in maggior modo. Adesso facciamo parlare uno dei due soci che è qui presente con noi a rappresentanza di tutta la società del Planet Bike. Ok. Io ringrazio Franco per la gentilezza che ci ha fatto per ospitarci qua, abbiamo portato tutta la gamma 2014 di beta per farla provare ai ragazzi. Le moto stanno girando, stanno anche piacendo, speriamo che continuano così. Qui c'è Ivan, che è il responsabile, colui che ha permesso di ritracciare tutto il percorso del crossdromo mondiale. Mi sembra che la cosa sta andando molto bene. Sì, penso che la gente è arrivata, penso che siamo tutti contenti. Adesso aspettiamo i commenti da tutti e vediamo un po'. Finalmente con il presidente di chi ci ha dato da mangiare, ci ha rifocillato egregiamente con un sontuoso pranzino, il presidente degli Unni, che veramente sono stati grandi, oltre che bravi giocatori di rugby, sono stati anche bravi a cucinare. Sarà la loro conformità fisica che li porta ad essere dei buoni, delle forchette buone. Ci dica, signor Presidente, com'è stato il nostro rapporto di lavoro? È un bel rapporto di collaborazione e quindi sono veramente contento. Nel futuro speriamo di avere ancora... Certamente. Speriamo che
le associazioni così cambiano degli interessi diversi. Devono collaborare. Collaborano sempre, perché veramente l'unione fa la forza. Abbiamo dimostrato che abbiamo portato qua parecchie persone dalla Germania, dalla Svizzera, sì, da tutto il nord Italia. Grazie agli unni, grazie per grazie essere a voi. Veramente stati gentili a ospitarci. Grazie per tutto. Grazie mille a voi. Spero che avete mangiato un po' del nostro terzo tempo, siamo abituati a cucinare per il terzo tempo, e di collaborare ancora altre volte. Alla prossima. Alla prossima.